Ciao Pandi, benvenuto in questo mercoledì riccioso, riccio. Ma come lo vogliamo chiamare? Mercoledì, mercoriccio? Non lo so, decidete voi. Tra l'altro oggi mi è venuto pure un brufolone gigantesco, quindi facciamo finta di niente. Ieri sera ho deciso di fare uno styling che facevo un sacco di tempo fa, cioè le due trecce. Asciugare i capelli con due trecce, in due trecce. Tra poco vi faccio vedere l'asciugatura e i prodotti che ho utilizzato prima dell'asciugatura. Sono troppo curiosa di vedere il risultato perché appunto è una cosa che facevo tantissimo tempo fa e mi piaceva. L'effetto era bello. Adesso i miei capelli sono cambiati, sono anche molto più lunghi, quindi chissà, magari fanno, anzi, probabilmente faranno veramente molto schifo. Ve lo dico già. Vi lascio l'asciugatura. Eccoci qua, ho dormito appunto con tutto questo robo, tutte queste due trecce chiuse all'insù, non so se si capisce, vedete, sono qua, con le forcine. Adesso andiamo a sciogliere tutto. Io non ero assolutamente abituata a dormire con i capelli umidi perché è molto difficile riuscire ad asciugare tutti i capelli, quindi le trecce in modo completo. Eccole qua. Adesso dovrebbero essere asciutte, passata tutta la notte. I capelli di notte erano un po' umidi, stamattina mi sono svegliata con un po' di mal di testa, cosa che non mi succedeva a 15 anni, adesso invece sì, sto diventando vecchia. Sicuramente un contro è quello, dormire con i capelli bagnatini, umidi. Andiamo a scioglierli. So già che ci sarà l'effetto tipo bagnato. Profumati sono profumati. Pensare che lo facevo sempre. Ma cos'è? Ovviamente le punte rimangono un pochino più... meno mosse. Li sento ancora molto bagnati. Sì, il risultato non mi soddisfa, non mi piace assolutamente più. Lo utilizzavo sempre, era il mio metodo preferito e adesso non lo farei mai. Visto che sono ancora un po' bagnati, io vi voglio assolutamente aggiornare su Instagram. Metterò una foto o un video dei miei capelli fra un tot di ore per vederli totalmente asciugati. Il risultato però è comunque... Se utilizzate questo metodo, scrivetemi nei commenti. Non so se andarli a rilavare oppure no. Mi è piaciuto fare questa prova con voi, questo test, non credo appunto di rifarlo mai più, però è stato bello. Se vi piacciono i vari test sui capelli, styling eccetera, mettete un bel mi piace. Noi ci vediamo venerdì con un prossimo video, con un altro video. Ciao Pandi!